Per precisare, che dovrebbe suggerire al collega che ha preso parola prima di me, che a volte ci sono occasioni in cui tacere è preferibile. Perché quello che è successo è che il collega onorevole Rampelli stava parlando con me, esattamente posizionato al mio fianco, ed essendo registrato, come vede, nella sua postazione, ha chiesto all'onorevole Maietta di apporre il dito sulla tastiera mentre lui era in aula parlando con me. Ci siamo accorti dello stupore e dell'interesse con il quale un certo settore dell'aula seguiva la vicenda. È di tutta evidenza che è un ennesimo tentativo di strumentalizzare, di raccogliere qualche piccola visibilità di comunicazione su dei problemi che non esistono e che dovrebbero cominciare a essere espunti da quest'Aula perché utilizzati al solo fine di determinare un discredito di quello che avviene in quest'Aula. La prego di responsabilizzare il suo ruolo di Presidente di quest'Aula. Grazie. La ringrazio, D'Ambroso. D'Ambrosio. Presidente, allora ribadiamo ancora una volta la questione che questo problema non ci sarebbe nel momento in cui Fratelli d'Italia è tra i partiti che all'interno del Parlamento ancora non hanno depositato tutte le minuzie. Questo problema non ci sarebbe perché è vero che non è Deputati, obbligatorio, ma deputati, sarebbe una invito alla chiedo scusa, calma. un richiamo al regolamento Vi per invito cortesia. solo alla calma. Vi invito alla calma. Avrà la parola, facciamo concludere, avrà la parola. Vi invito alla calma, vi invito alla calma. Presidente, ma allora, a parte annotare ancora una volta che l'educazione anche in quest'Aula non fa parte evidentemente del percorso personale di alcuni deputati qui presenti, ma voglio ribadire un'altra cosa molto importante. Si continua a parlare della questione che il deputato è presente giù e a fianco e sopra e sotto. Noi alla fine siamo dei dipendenti pubblici e siccome dai dipendenti pubblici si chiede di rispettare prima di tutto tante volte in quest'Aula il proprio dovere, credo che il dovere di ogni parlamentare all'interno di quest'Aula sia di sedere al proprio posto e di votare. Quindi, a parte il discorso delle minuzie, ribadiamo ancora una volta che per evitare questi problemi ognuno stia al proprio posto durante il voto e noi eviteremo questo problema. Grazie. Vi invito alla calma. Avrete tutti la parola. Vi invito alla calma. Nell'ordine c'è Rosato, c'è il deputato Rosato. Presidente, io credo, e l'abbiamo già chiesto come gruppo, che questo dibattito avvenga nell'ufficio di presidenza, perché riteniamo che la sede sia giusta. Però ritengo che l'osservazione che ha fatto il collega del Movimento 5 Stelle e le risposte che gli sono state date sono assolutamente l'osservazione è assolutamente pertinente. Perché se nella nostra organizzazione abbiamo dato, e questo fa riferimento alla passata legislatura, un'organizzazione per cui, e tutti i colleghi del nostro gruppo hanno aderito, si lasciano e si depositano le minuzie e ognuno vota per sé, io non vedo perché ci debbano essere eccezioni. Allora, io non...